Sidis, il piacere di fare la spesa. Pranzi al lavoro? Pranza a Damarbi. Il tuo pranzo gourmet al costo di un panino, a soli 8 euro. Marbi, ex Nunnari. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. Ciao, riprende oggi la striscia quotidiana con le mie ricette, quindi iniziamo subito. Oggi vi preparerò le mafalde, un tipico pane siciliano a base di farina di grano duro. E naturalmente io utilizzo il lievito madre, ormai lo sapete già. L'ho già rimpastato, togliamo appena un po' la superficie, la pellicina, quella un po' più duro, e prendiamone quanto ce ne serve per la nostra ricetta. Ok, va bene così. Lo sciogliamo nell'acqua, quindi aggiungiamo un po' dell'acqua già pesata che ci servirà per fare il pane e sciogliamo il lievito. Aggiungiamo anche un pizzico di malto o, se non ce l'avete in casa, del miele. Serve ad aiutare la lievitazione e anche a dare un bel colore al pane. Sono quegli zuccheri, insomma, che danno nutrimento ai lieviti, soprattutto al lievito naturale. Ok, il nostro lievito sciolto, mettiamo nella planetaria la farina già setacciata. Se non avete la planetaria potete fare la classica fontana sulla spianatoia. Aggiungiamo quindi il lievito sciolto e iniziamo a impastare a bassa velocità. Pian piano aggiungiamo anche l'altra acqua prevista nella ricetta. Aggiungiamo anche il sale, sempre lontano dal lievito, quando è già assorbito. Dopo una decina di minuti il nostro impasto è pronto. Io normalmente gli do anche una lavorata a mano. Spolverizziamo il piano con la farina e lavoriamo un po' il nostro pane. Formiamo una palla, mettiamo un filo d'olio in una bolla, mettiamo il nostro panetto, copriamo con pellicola e lasciamo lievitare. Con lievito madre, tanto, diverse ore, il mio lievita da ieri. Ok, io, come detto, l'ho già impastato, quindi mettiamo questo da parte. Piano leggermente spolverato. Ecco il nostro panetto ben lievitato, morbidissimo. Possiamo adesso tagliarlo e realizzare dei filoncini. Cominciamo con questo, perché la mafalda, come sapete, è un pane che ha la forma di questa serpentina e poi va rifinito col sesamo. E allora avvolgiamo. 1, 2, 3 e poi così. Facciamo un altro, adagiamo il nostro pane su carta forno, spennelliamo o con acqua o con olio, cosa preferite. Ricopriamo con semi di sesamo e facciamo lievitare nuovamente. Andiamo in forno
Io cuocio su pietra refrattaria. Facciamo cuocere a 210 gradi per 10 minuti, poi abbassiamo a 180 gradi e cuociamo altri 20-30 minuti finché il pane risulterà dorato. Le nostre mafalde sono sfornate, non ci resta che aprirla. Croccante fuori, soffice dentro e la morte sua è una bella fetta di mortadella. Mafalde con lievito madre. Trovate anche la ricetta del lievito madre sul blog rosettocioccolato.net. Alla prossima ricetta, ciao!